Ciao a tutti! Musica spero sia giusta, non troppo alta, non troppo bassa, forse ok. Ciao a tutti! Ah, non ho messo la chat, lo sapevo che mi dimenticavo qualcosa. Ecco perché mi sembrava che non ci fosse nessuno, perché non stavo guardando la chat. Allora, ciao a tutti! Scusate il mio solito ingambero. Ma eccomi qua. Stasera, ragazzi, parliamo di talento. In realtà è una cosa che spesso noi disegnatori ci triggera tantissimo quando la gente magari ci vede disegnare e fa tipo: ah, cazzo, ma te c'hai talento, sì, è quello, è quello. E tu sei lì che pensi: sono anni che mi faccio il culo, non è talento. Però è senz'altro una cosa piuttosto oggettivamente vera, però in effetti riflettendo un attimo su tutta questa cosa sorgono degli interrogativi grossissimi. Cioè, il concetto di talento in effetti ha tantissime sfaccettature, è spunto di un bilione di riflessioni e secondo me vale la pena analizzarle insieme, perché così perché secondo me è una cosa che fa parte della nostra vita in modo profondo e ha senso farci una riflessione su. Forse voi siete tutti super, ci avete già riflettuto tantissimo e lo spero, così mi aiutate a me e a Ila, che adesso andremo a introdurre in questa conversazione. Spero insomma che voi ci abbiate già riflettuto un botto e che mi diciate le vostre opinioni, perché sono veramente curiosissima, sul serio. Vi risaluto tutti. Ciao Ken, ciao Albe, ciao Aria Luce, ciao Dark, ciao che ho visto March, ciao Anthony, ciao ragazzi. Facciamo partire la sigla e poi parliamo di sto talento e così possiamo anche salutare Ida. Beh. Eccoci, ci siamo. Buonasera. Buonasera Ila. Salve. Ciao a tutti. Ecco, sto cercando di sistemare gli audio, Sì, sì, vai tranquilla. Intrattieni. Io sto cercando di sistemare i gatti invece, perché una impazzita proprio adesso, quindi vabbè. Comunque, ciao a tutti ragazzi, come state? Tutto bene? Questo caldo vi sta uccidendo? Spero di no. Rischia. Spero di no. Veramente carduccino in questi, cioè, è iniziata l'estate, maledizione. È iniziato il carduccino, sì, è iniziato il carduccino. Comunque, sì, come diceva Lia, stasera parleremo un pochino di talento, perché comunque è una cosa che anche tra di noi ci siamo spesso ritrovate a dire. a triggerarci. No. Non tanto trigger odioso, chiaramente. No. Però è un argomento che tra artisti spesso salta fuori, comunque. Tipo quello proprio talento, mamma mia, un talento incredibile, cose del genere. E quindi ci siamo chieste: ma il talento esiste? Esiste, primo. Secondo, è fondamentale? Cioè, se tu non hai talento, non puoi fare il fumettista? E quindi stasera cerchiamo di scoprirlo un pochino insieme a voi. Esatto. Ah, infatti la prima cosa, in realtà c'era Ken che diceva: facciamo un po' vedere se la chat crede nel talento o meno, visto che giustamente Albe dice non si possono fare poll, perché credo di non aver chiesto l'affiliazione su questo canale, non si possono fare poll, penso, quindi ditemelo, ci credete nel talento? È una domanda che in realtà Ila non avevamo considerato di fare, se credono nel talento. Piuttosto avevamo pensato di chiedervi se pensate di averne o cose di questo genere. Ma se ci credete, non ci avevamo pensato. Ci credete nel talento? E allora, nel frattempo, mentre voi ci dite se credete nel talento, che cos'è in generale? Cosa si intende per talento in generale? Cioè,
cos'è sto talento? Tutti lo sanno, ma mettiamo un attimino i puntini su lei. Un puntino sul talento. Cos'è, Illa? Ti interrogo. Allora, per quanto mi riguarda, io definisco talento una predisposizione naturale a fare qualcosa. E nella mia definizione di talento, questa predisposizione naturale è, diciamo, come si dice, è insito, diciamo, nella parola talento, appunto, che tu la faccia meglio della media delle persone, nel senso che se tu sei portato da piccolo, per esempio, a disegnare, appunto, visto che si parla di disegnatori e comunque tutto nell'ambito fumettistico, raramente un bambino sceneggia da piccolo comunque. Beh, non è detto, sai, potrebbe essere tipo molto portato a fare storielline. Ah, sceneggiature sì, proprio scritte a sceneggiature anche no, però magari dubito, infatti. Però di solito un bambino da piccolo è spesso si mette a disegnare e magari un bambino è portato a disegnare, tanti bambini sono portati a disegnare, ma nella classe, per esempio, dell'asilo ce ne sono un paio che spiccano particolarmente. E alle maestre viene da dire ai genitori: guardi, il suo figlio ha un talento per il disegno, perché appunto in mezzo a tutti i bambini che disegnano e sono portati a disegnare quando si trovano davanti una matita e un foglio bianco, quei due in particolare sono quelli che spiccano per, non lo so, senso delle proporzioni, per esempio, oppure la composizione del disegno, oppure la fantasia, cose del genere. Quindi, diciamo, nella mia definizione di talento c'è anche il fatto che la persona in questione lo faccia meglio della media del gruppo di persone in cui si ritrova. Ecco. Ok. Capisco. Condivido, credo, anche se dopo che ne abbiamo conversato mi sono sorti veramente dei dubbioni incredibili, e poi, come ti ho già preannunciato, ti interrogherò su questi dubbioni, mi dovrai dare delle risposte. Va bene, ci proverò, vediamo se la chat mi aiuterà a risponderti. Allora, Aria Luce dicono: il talento secondo noi è una facilitazione all'apprendimento, ma senza pratica non serve a nulla, senz'altro, infatti adesso entriamo nel vivo della questione, mentre una mancanza di talento può essere compensata da tanto studio e impegno. Secondo Rowan Enrico, secondo lui il talento esiste, ma non vuol dire che senza non si possa ottenere qualcosa. Spesso chi si fa un culo a capanna va più che volgare, Enrico. No, scherzo. A capanna va più lontano di chi è già bravo e si adagia. Anche secondo noi. E poi, appunto, Aria Luce aggiungono: questo è secondo Luce, quindi prima parlava Aria, adesso parla Luce. No, ho capito un cazzo, ma vabbè, una delle due bimbe ha detto: l'altra ha talento e io no. Quindi vedo le differenze e fare la stessa cosa. Figo, ciao Sumi, ben arrivata. Figo questa cosa, effettivamente puoi fare un confronto concreto. Figo. Anche se continuo a avere dubbi, continuano a tormentarvi questi dubbi, dopo vi faccio delle domande e mi dite anche secondo voi in pratica qual è, cioè, se riuscite a dissiparmi questi dubbi. Scrive Luce di solito, scusatemi, ho fatto casino, me ne rendo conto. Allora sì, il talento in generale viene considerato questa cosa qui, questa predisposizione particolare verso un qualcosa, verso una disciplina, verso una materia, verso un'arte, un argomento, un qualcosa appunto questa predisposizione fa sì che l'individuo apprenda con più facilità o agisca in quell'ambito con più spontaneità e gli venga tutto molto più fluido, no? E questo è il concetto generale. Quindi di solito si dice: ok, tu, dice la maestra al bambino piccolino moccolosino all'asilo, gli dice: tu, Patrizino, perché i nostri bambini X si chiamano sempre Patrizino, cioè i miei, non i tuoi. La mia deformazione lindese fa sì che i bambini piccoli si chiamino Patrizino.
Ciao Flo. Patrizino gli dice: guarda Patrizino, c'hai talento, bravo, sei bravo a disegnare, c'hai talento. E alla mamma gli dice: guarda, c'è un talento innato, se vuole può coltivare questa sua indole. E la mamma deciderà se togliergli tutti gli album da disegno dalla casa e invece cercare di instradarlo verso, non lo so, l'odontoiatria, per fargli fare il dentista o l'avvocato, insomma, dei lavori remunerativi, oppure se invece coltivare questa nobile indole artistica. Non lo so, io se fossi la mamma di Patrizino lo aiuterei a disegnare, anche se poi poverino so che avrebbe una vita difficile. Enrico dice: sorry, ma penso che dire semplicemente chi si impegna non renda giustizia agli sforzi enormi che fa chi riesce a realizzarsi dopo tutti i suoi sforzi partendo da... Chi è che l'ha detto? Ho detto io? Si sta parlando da concetti generali? Si riferiva al fatto che ha detto una parolaccia. Ok. No, è vero, sì. Cioè, chi si impegna molto, potevi dire, Enrico. quella volgarità terribile. scherzo. Ti sto prendendo super in giro. Cosa sono questi disegni? Devi fare il dottore, infatti. Comunque, a parte questa cosa qui, che in effetti sua mamma, la mamma di Patrizino, torna a casa e gli fa: Patrizino mio, la maestra ha detto sei tanto bravo a curare i denti dei tuoi compagnucci. Lui: ma come mamma, ma cosa stai dicendo? Quali denti? Sì, i denti. Allora, quindi, ok, insomma, questa indole particolare, questa predisposizione, ma sto cercando di vedere cosa ci eravamo decise per gli appunti, no? Ok, quindi diciamo che Patrizino cresciuto, stimolato dalle maestre, da sua mamma, gli ha comprato un sacco di fumetti perché anche a lei gli piacciono e tutto quanto, decide di fare l'artista, decide di fare il disegnatore, ok? Il disegnatore di fumetti. Visto che disegna da quando era all'asilo e tutto quanto e ha talento, ha facilità nel farlo, è proprio bravo, insomma, ecco. Allora, a quel punto lasciamo un attimo da parte Patrizino e dall'altra parte ci prendiamo un altro, che non so come si chiama, inventalo te il nome, io l'aiuto. Presto. Giuseppe. Giuseppe. Cioè, dall'altra parte Giuseppe, che è una persona molto seria, si chiama solo Giuseppe, non Giuseppino. Giuseppe. No, Giuseppe. Anzi, dei due Giuseppone. Giuseppone. Peppo. Peppo. Dall'altra parte c'è Peppo, che è serissimo, e lui vuole disegnare, ma non c'ha nessun talento, poverino. Cioè, nessuno gliel'ha mai detto di averlo, quantomeno. Però a lui gli piace. E che cosa fa? Si fa il culo a capanna, come dice Enrico. Non lo dico io, lo dice Enrico. E si fa il culo a capanna, e quindi con lo studio e con un botto di impegno, diciamo, cerca di anche lui di impegnarsi e di arrivare a dei buoni risultati. Allora, proviamo a capire queste due vite in cosa differiscono e cosa può succedere, e cerchiamo di capire effettivamente se c'è differenza tra Peppo e Patrizino, no? Da un punto di vista quando poi entrambi hanno 20, 30, 40 anni, se c'è differenza, ok, tra queste due carriere. Io volevo fare l'uscire, ma non avevo talento. Esatto. Ciao Gabriele e ciao a Marta e Martina anche. Allora, una delle cose principali, secondo me, ma penso anche secondo Ila, è che il talento da solo ovviamente non basta. Lo diceva anche Aria Luce e lo dicevamo anche noi, cioè, penso che chiunque lo pensi. Il talento da solo non basta, bisogna studiare, sì. Bisogna supportare con tecnica, perché?
Ila, perché? Ah, perché era una domanda rivolta a me, ok? Boh, sì, no, fosse... io lo so, cioè, io so dove voglio andare a parare e è lunghissimo, quindi per non fare un monologo lunghissimo ti chiedo un intervento e poi proseguo per la mia... Va bene, va bene. Allora, perché è importante studiare nonostante il talento? Di base perché il talento è una cosa che per quanto mi riguarda, ma in realtà per quanto riguarda l'umanità intera, penso è una cosa che va coltivata, nel senso, come abbiamo detto prima, il talento è una predisposizione a fare bene qualcosa, ma questo non vuol dire che, come si chiama, Patrizino... all'asilo a 5 anni disegna il David di Donatello come se ne avesse 40, ok? Questo perché chiaramente al talento bisogna unire studio e pratica, entrambe le cose, altrimenti si rimane sempre allo stesso livello, adagiandosi sul fatto che ci hanno sempre detto che siamo bravi a fare qualcosa, ma non ci siamo mai appunto non ci siamo mai esercitati su noi stessi per farla ancora meglio. Perché chiaramente con l'età e con l'esperienza si può migliorare a fare tutto, soprattutto le cose in cui siamo già bravi, per cui siamo predisposti. Quindi bisogna esercitarle come più delle cose normali della vita, diciamo così. Ecco, la fortuna di avere il talento, secondo me, è solo il fatto che appunto avere questa predisposizione, questa attitudine ad una materia specifica ti aiuta innanzitutto a trovare più motivazione per studiarla, perché è qualcosa che di solito piace, cioè una cosa che ci siamo detti anche ieri con Linda è ma esiste il fatto di avere talento nel fare qualcosa che non ci piace? Perché a me, per esempio, non è venuto in mente, cioè nel senso, sì, di solito quando è difficile, anche perché di solito quando uno è bravo a fare qualcosa e qualcuno gli dice che ha talento nel farla, uno è anche gratificato comunque dal vedere il riconoscimento degli altri nell'essere bravo in qualcosa, e quindi è facile che inizi a volerla fare più spesso, appunto ricevendo gratificazione. Quindi anche qua, secondo voi, si può avere talento in qualcosa in cui... Bravissima, volevo esattamente chiedere la stessa cosa. Qualcuno di voi, anzi, se vi va... provate a dirci quello in cui vi sentite baciati dal dio del talento, tipo io so bravo a cucinare, metti, no? E provate a elencare un po' di talenti, non tutti, un po' di talenti che vi piacciono e che infatti coltivate, e dei talenti che invece no. Cioè provate a dirci anche dei talenti che voi sapete di avere ma che non utilizzate e che anche non vi piacciono. Non lo so, è molto difficile. Con Ila ieri si diceva che si può avere dei talenti che in effetti non ci interessa coltivare, ma è molto diverso dal fare schifo, cioè nel senso, io posso essere brava a cucinare, ma è difficile che mi faccia schifo poi cucinare se so di essere brava a farlo. Gli dicevo a Ila ieri che io mi era sembrato nel periodo che ho insegnato all'elementare di essere bravetta a insegnare ai bambini, e però io non sono una che ama i bambini e non mi interessa continuare in quella carriera, ok? Però in effetti non direi mai che mi fa schifo. Pur non avendo, cioè pur avendo totalmente altri interessi, no? Tu l'hai riflettuto poi su questo, hai trovato delle cose su cui hai talento e che però non... Sì? Sì, no, io sono... Secondo me, vabbè, a parte il disegno, che non voglio dirmi da sola se ho talento o no, di sicuro da piccola ero molto predisposta al disegno rispetto ai miei compagni di classe. Le altre due cose in cui secondo me ho talento sono far mare,
E per farmare, ragazzi, intendo non solo nei videogame, ma in tutti i campi. I campi, nel senso, tutte le materie. Campi proprio anche, cioè, farmare ortaggi, quando c'è da raccattare gli ortaggi nell'orto, oppure non lo so... Non so in cosa, ah, tipo l'altro giorno ho aiutato una mia amica a fare delle cose, c'era da ritagliare tipo un centinaio di fogli a quadretti, sostanzialmente, mi sono messa lì, ho iniziato a farlo e è una cosa che non mi stanca, potrei farla per sempre. I lavori da scimmia io li adoro, ragazzi, sono bravissima a farmare, quindi ho un talento. Ok, ma ti piace in effetti? Però mi piace, capito? Mi piace perché mi rilassa proprio. E l'altra cosa in cui secondo me ho talento, però anche quella mi piace, sono gli animali, nel senso che con gli animali riesco a stabilire un contatto e quindi riesco subito, magari c'è cioè, l'animale chiaramente più scontroso, quello meno, eccetera, eccetera, però non ho mai avuto né paura né problemi con gli animali perché riesco a entrarci molto facilmente in sintonia e quindi niente, penso di avere un talento con degli animali, quindi farmare animali dovrei avere una fattoria, appunto. Cos'è che non ti piace? Cos'è che non mi piace? Non ti piaccia... Beh, per esempio la matematica, ma non ho assolutamente nessun talento con la matematica, proprio zero. Nemmeno oppure... con le cose logiche in generale, cioè non... No, 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 anche nei videogiochi quando ci sono le cose logiche io subito, oh, che cacchio, come faccio a risolvere questa cosa ora, mio Dio. Qualcuno mi dia sì, mi nervosisce tantissimo, ma infatti tutto quello che faccio nella mia vita non ha minimamente a che fare con la matematica, se posso la schivo me la peste. Ti capisco, e quindi... e quindi quello in cui... non ho talento, mi fa anche schifo, ma non credo ci sia correlazione, nel senso che non credo che mi faccia schifo perché vedo che non ho talento. Piuttosto il contrario, eventualmente, cioè tipo non mi piace e mi sembra anche proprio che non ce la faccia, non mi ci viene. La domanda potrebbe essere, ma se avessi talento invece della matematica, mi farebbe comunque schifo? Probabilmente no. Probabilmente no. La vedresti con occhi diversi, secondo me. Sì, sì. Ragazzi, questa è una grossissima scoperta, per dire. Non so se ci avete mai pensato. Ah, sono puttanate, per carità. Però sono quelle cose che dici, ho scoperto una roba, cioè, incredibile, che è tipo come quando scopri che i gattini bianchi, rossi e neri possono essere solo femmine, no? Cioè, vabbè, non è che ti cambia la vita, però... Cazzo, sai questo segreto della vita? E non è detto che tutti lo sappiano, perché magari non ci si sono fermati a pensarci. Quindi questa è, a meno che qualcuno non ce la distrugga, come teoria, perché se qualcuno in chat adesso ci dice, io so di, che ne so, essere bravissimo in musica, ma detesto la musica, cazzo. Adesso leggo, leggi un po' tu? Vai. Sì, volevo leggere il commento di Flo. Ah, ok, vai. Perché Flo che dice, posso confermartelo questo, a me fa schifo la matematica nonostante io studi ingegneria. Ma hai talento in matematica? Cioè... infatti. Non ho capito. Cioè, non ho capito. È un discorso di talento, Flo. Cioè, tu sei... ti viene facile la matematica o... appunto, per esempio ho conosciuto persone che adoravano disegnare e fare fumetti ma odiavano colorare. Ok, e qui attenzione perché si va verso il mio monologo, attenzione. No, scherzo, non è un monologo, però è un altro discorso un po' lunghino. March diceva, il talento è come il moltiplicatore su Genshin. Puoi anche essere il personaggio 5 stelle con il potenziale per il big damage, ma se sei buildato male farai comunque peggio di un razzolino build. Ok, cioè nel senso, se non studi, se non c'è la build giusta, comunque anche se sei super potente non worki bene, attenzione. Io a quanto pare sono bravo a fare... Ah, scusami, vai là.
Ah, scusa, stavo leggendo il commento di Fra, che invece sovverte tutti noi, dicendo che il talento non esiste. Esiste solo la passione, il duro lavoro e tanto, tantissimo culo. Con culo intendo anche tipo nascere a Los Angeles. C'è qualcun altro che la pensa come Fra? Perché io in realtà dissento con Fra. Nel senso che, secondo me, il talento esiste, ma non è quello che ti porta al successo. È tutta un'altra infrastruttura sommata magari al talento, un'infrastruttura fatta di studi, di impegno, di costanza, di lavoro, di culo, giustamente come dici te, che è una parola che torna spesso questa sera in live. sono dei volgari. Però secondo me il talento esiste, poi uno può sfruttarlo o non sfruttarlo a suo vantaggio, però secondo me esiste. Io in merito a questo in realtà ho cioè ho quei dubbi di cui ti parlavo prima, no? Ma per tutta una serie di ragionamenti che si aggrovigliano tra loro e mi portano poi ad avere una serie di dubbi, perché finora stiamo, diciamo, definendo dei, come si dice, delle teorie abbastanza certe, no? Poi però tutte queste teorie, analizzandole insieme, mi fanno sorgere altre questioni che potrebbero far cadere queste teorie, diciamo, no? Però appunto arriviamoci con ordine, perché sennò si fa confusione e sapete, tendo a far confusione nei discorsi, quindi cerchiamo di mantenere l'ordine nei ragionamenti. Però Fra, la tua ipotesi è una riflessione che può avere molto senso, secondo me, cioè perlomeno per me. Anche la riflessione di Ila, è assolutamente giusta in questa fase qui, e secondo me si possono, le possiamo far scontrare sul ring alla fine. Allora, appunto, Ken ci dice che, attenzione, ci sta già distruggendo la nostra prima teoria, che dice: io a quanto pare sono bravo a fare l'interprete, ma detesto farlo. Quindi lui dice: io ho talento a fare l'interprete, però mi fa schifo. Cioè, quindi tu potresti dire questa frase, Ken: io ho un talento innato. Attenzione, perché tu sei interprete, nel senso che conosci bene due lingue a questo punto, cioè della tua vita, no? E quindi ti trovi a fare l'interprete, ma secondo te, se tu se tu fossi nato e vissuto in Giappone, fai conto, avresti avuto comunque talento nelle lingue? Cioè, tu ti questo senti, dipende al di là della tua attitudine, con un talento particolare per il discorso dell'essere interprete? Dipende se Ken si riferisce al fatto di sapere, di conoscere molto bene due lingue, oppure al fatto anche proprio del lavoro di interprete, nel senso che, per esempio, il traduttore e l'interprete sono due lavori che in realtà sembrano molto simili, ma sono molto diversi. Certo. Perché l'interprete deve avere la flessibilità mentale di, esatto, sentire quello che gli sta dicendo lo straniero, tra virgolette, sì, e tradurlo nella lingua del paese dove sta interpretando, appunto, nello stesso momento a volte. E quindi ci vuole una flessibilità mentale che, sì, il traduttore di libri, per esempio, non ha. Quindi, infatti, non so se Ken si sta riferendo anche a questa skill, oppure no. Sì, in questo caso specifico, se vogliamo parlare di talento, è di questa skill che bisognerebbe parlare, in effetti, più che mi sono magari ho queste capacità per la vita che mi ha condotto qui, e quindi mi ritrovo a farlo anche se non mi piace. Però quello è più un discorso di capacità, secondo me, che di talento, per come il talento viene definito in generale, cioè quindi come capacità innata, come cosa innata. Tu nasci con questa, come si diceva ieri, ok?
si diceva ieri, come ieri. Nasci con gli occhi azzurri, con gli occhi verdi o con gli occhi castani, no? Cioè è una cosa con cui nasci, diciamo, teoricamente, leggenda vuole, ammesso che esista. Io so imitare la voce dei neonati che piangono. Allora, anche qua però stavo pensando a quello che avevi detto. Vedi che no, cazzo, è veramente tremendo questo argomento, ti triggerà, sì, tantissimo. È vero, stavo pensando, che hai detto adesso che è una cosa con cui nasci, ok? Come gli occhi di un colore particolare. E stavo pensando al mio caso, perché poi è l'unico su cui posso fare riferimento, non posso fare i conti con la vita degli altri. E nel mio caso non posso dire sia così al 100%, per esempio, perché no, aspetta, anche far male. Di quale talento stai parlando? Di tutti e tre i talenti, ah, okay, che penso di avere. I tuoi tre talenti sono farmare, parlare con gli animali e disegnare. Spero disegnare, okay. Sì, ok. Di tutti e tre, stavo pensando all'inizio solo a disegnare, ok? Ma in realtà anche gli altri due si collegano, potrebbero anche essere derivati non dalla mia, tra virgolette, genetica, ok? Ma al fatto che quando ero piccola io passavo il 90% della mia giornata con i miei nonni, sostanzialmente. E mio nonno era un pittore e io mi fermavo sempre a guardarlo disegnare, dipingere. Lui dipingeva molto quando non lavorava. Aveva un orto. Attenzione, è un paperino! No, galline... Galline, e in realtà io una delle cose che mi ricordo di più, anche il cane avevamo, ma una delle cose che mi ricordo per esempio di più di lui che facevamo insieme era il fatto che mi portava in un parco vicino casa nostra a dare da mangiare ai cervi, sostanzialmente. Quindi in effetti sono le tre skill che io ho che sono tutte ricollegabili alla tua infanzia, alla mia infanzia proprio, ma proprio l'infanzia più sì sì, più 0-5 sì, sì, anni proprio. Sì, 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 sì. Infatti i miei dubbioni nascono proprio anche da... si collegano molto al discorso dell'età. Per esempio, anche ieri, quando mi dicevi del fatto che pensi di essere appunto brava con i bambini e insegnare ai bambini, io subito ti ho detto perché, anche per il fatto magari che tu hai avuto tua sorella... e che comunque aveva una distanza di età abbastanza, non sì, grandissima sì, chiaramente rispetto a te, però ti sei trovata a fare da sorella maggiore, quindi a gestire una bambina notevolmente più piccola di te per l'età che avevate. Sì, e sì, quindi sì, magari, essendo abituata a rapportarti con lei, anche crescendo, ti sei trovata bene a rapportarti con dei bambini. Quindi non so se in realtà il talento è una cosa innata e quindi genetica, oppure frutto... della vita, comunque della nostra infanzia, per esempio, proprio dei primissimi anni. Dopo ci si chiede, dai, cerchiamo di analizzare pezzettino per pezzettino. Vabbè. Dice, anche perché il fatto di talento ti rende una cosa più facile, quindi è difficile, non ti piace perché ti affatica meno del resto, certo. Infatti, se ti serve aiuto in matematica, avete un team nerd a vostra disposizione. Io però credo, dice Gabriele, che generalmente se non si prova quel qualcosa che non ci piace a priori, magari non scopriremo mai di avere quel determinato talento. Verissimo, anche questo è una buonissima osservazione, Gabriele, effettivamente è vero. Certe volte stiamo lontani da certe cose e poi invece se ci si avvicinasse si scoprirebbe che magari ne abbiamo addirittura un talento nascosto. Infatti ci sono i talenti nascosti. magari tra noi c'è il futuro astronascente del digeridù, ma non lo scopriremo mai. Fanno simpatici. Scherzo. Perché se fosse perso, quindi non tu, Rob, c'è stato un intero approfondimento sulla procrastinazione. Esatto, procrastinare è un talento. Non proprio. Anzi.
Per entrare in argomento farm, credo che se non si dovesse seminare bene un terreno fertile, comunque non crescerà nulla. Poi anche io non credo tanto nel talento, ma al limite alla predisposizione. Però sono comunque convinto che la predisposizione possa essere una spinta extra, ma la determinazione può superare la predisposizione. Sì, c'è chi direbbe che talento e predisposizione sono quasi sinonimi. C'è chi lo direbbe? Sì, forse predisposizione è, allora, nella mia mente predisposizione è inferiore a talento, nel senso tu puoi avere una predisposizione a fare qualcosa ma non eccellere in questa cosa. Nel talento invece, appunto, nel tuo gruppo di persone tu eccelli. Un paio di amiche sono bravissime in determinati campi, management, relazionarsi in negozio con clienti, gestione delle risorse, eccetera, ma che volevano fare lavori artistici, e una delle due è riuscita dopo tanto tempo ad accettare questo talento, perché più che come un plus lo sentiva come una condanna. Aspetta, non ho capito, Sumi, cioè le tue amiche erano bravissime, cioè quindi avevano talento in campo organizzativo, diciamo, oppure comunque di relazionarsi a clienti, eccetera, cioè di stare al pubblico, però avevano anche talento artistico e soffrivano nel dover scegliere uno dei due talenti? Ma uno lo odiavano? Perché il concetto è difficile avere un talento che in realtà si odia su un qualcosa che si odia. Una domanda, per favore: quanto conta il sistema scuola per riconoscere e coltivare il talento? Secondo me tantissimo, ovviamente. Tu dici coltivare, e effettivamente è una parola che penso che sia anche giusta, ma è proprio un discorso di strutturare, come costruire, per quanto mi riguarda, è la mia opinione personalissima, è come costruire una casina, un castellino, una struttura intorno a un qualcosa per proteggerlo e farlo essere più potente, un'armatura, un qualcosa di che lo accresca e lo faccia funzionare, e che lo faccia... O anzi, come se il talento fosse una polla d'acqua e tu ci crei un pozzo molto ben fatto da cui poi puoi attingere l'acqua da questa pozza, perché altrimenti ti rimane lì, ma non puoi essere anche una collina piena di pozze d'acqua e tu scegli quale pozzo costruire in modo più strutturato, più giusto, no? E meglio lo fai e ovviamente meglio riesci a attingere a questo pozzo. Questa è la mia opinione. Sicuramente le scuole fanno parte del meccanismo che permette di costruirli sti pozzi, no? Perché una cosa che prima abbiamo un pochino sfiorato l'argomento e che volevo aggiungere è che un rischio di una persona che sa di avere talento in qualcosa, ma può essere appunto una cosa artistica, come no, qualsiasi tipo di talento, ma prendiamo il caso artistico, prendiamo il caso del disegno, che è quello che si conosce più facilmente, il rischio è che si senta troppo sicuro di sé in quel campo. Ok, perché sa di avere talento, perché tutti glielo dicono. È un po' come una ragazza molto bella che fin da piccola gli è stato detto che è molto bella, e però magari lei in virtù di questo non coltiva la sua bellezza, cioè non gliene frega niente, al di là del discorso che ognuno poi deve sentirsi a suo agio, suo, eccetera, però si trascura, magari puzza, ecco, ok. non è tanto carino, ok, lei ha un potenziale ma non lo coltiva, perché si sente troppo sicura della sua bellezza, dice tanto Sofia, quindi me ne frega di lavarmi, e no, cioè no. Ok, stessa cosa il discorso artistico, no? Cioè, nel senso, capita che certe persone magari hanno talento per questioni della vita, che ne so, i genitori volevano che diventasse dentista, non sono andati a una scuola artistica, malgrado ciò dicono vabbè, ma io tanto c'ho il talento, faccio da autodidatta, e a un certo punto, senza assolutamente fregarsene di imparare, perché l'autodidatta, attenzione, non è la persona che non studia mai, è la persona che studia da sé. Invece ci sono delle persone che si definiscono autodidatta, ma che in realtà disegnano e basta, e arrivano a un certo punto che dicono ok, dai, sono autodidatta, ho fatto tutto da sola, ma tutto cosa? Hai studiato o hai solo praticato? Ok, perché in realtà un po' di teoria
e sarebbe importante, cioè non basta solo disegnare a caso, no? Perché ok, aumenti un po' le tue skill di morbidezza del tratto, eccetera, eccetera, però non ti dà quella struttura su cui tu poi ragioni e costruisci anche ragionando, ok? Quindi la parte di apprendimento è importante anche da autodidatta. Quando sei troppo sicuro di essere pieno di talento, magari mantieni il tuo... ciao Rima Rose, grazie del follow, benvenuto, benvenuta. Magari appunto tendi a trascurare l'apprendimento e invece a lanciarti su quello che è la tua ispirazione pura, che ok è bello, è giusto mantenerla, ma è giusto anche sostenerla con la giusta tecnica. Quindi assolutamente la scuola è importante. Compito della scuola è anche fornire stimoli perché questo talento si sviluppi in modo appunto non solo scolastico con delle regole, ma anche creativo. Ecco, questo è il mio parere. Ila. Sì, una cosa riguardante la scuola, io invidio molto un lato delle scuole giapponesi, ovvero il fatto che dopo le lezioni ci sono... penso nella maggior parte delle scuole giapponesi, se non tutte, 3500 attività e club a cui puoi iscriverti e dove puoi coltivare o comunque provare a fare qualcosa, sostanzialmente, che sia sport, che sia qualcosa di artistico, ed è molto bello. Mi piacerebbe molto che ci fosse anche in Italia, perché in realtà in Italia questa cosa viene delegata molto alla famiglia. Cioè io quando ho fatto uno sport l'ho fatto sempre perché mia mamma o mi costringeva a farlo, nuoto per esempio, in cui non avevo talento, oppure per esempio che volevo fare io. Però secondo me se la scuola mettesse a disposizione cose del genere, anche corsi diversi, non solo riguardanti lo sport, riguardanti per esempio appunto l'economia domestica, quindi la cucina o il cucito, appunto il disegno, le materie plastiche, il ragazzo sperimenterebbe anche cose che nella vita di tutti i giorni magari non conoscerebbe mai. Cioè io per esempio non sono venuta a contatto con il mondo della cucina finché più o meno non sono andata a vivere da sola. Certo, prima non ti diceva dai vieni a cucinare, ti insegno a fare il sugo, cose simili? No, perché fino all'ultimo anno di superiori io sono stata da mia nonna per il pranzo e mia nonna odiava cucinare, sì, no, l'unica nonne nonna. Assolutamente, no, di solito le nonne tengono le ricette segrete oppure pensano che tu sia così piccolo che non puoi cucinare, ti bruci. No, mia nonna non aveva ricette segrete perché odiava cucinare dal Ma profondo dai, del suo cuore. Sì. E quindi non avrebbe mai potuto Ma insegnarmi. Aveva talento? Assolutamente no. Come? Per niente, infatti io campavo l'unica nonna al mondo, cazzo, tutte le nonne sanno cucinare benissimo. Vero. No, mia nonna non ha mai avuto nessun tipo di talento per la cucina e l'ha sempre odiato, l'ha sempre fatto perché poi la donna doveva, ma ha sempre odiato farlo. Ma dai. E vabbè, la sera mia mamma non mi si metteva a insegnare a cucinare, piuttosto preferiva insegnarmi a pulire o a fare altre cose che lei odiava fare, perché comunque cucinare gli è sempre piaciuto invece a mia mamma, e quindi preferiva fare quello e delegarmi magari altre faccende di casa. E comunque, per esempio, appunto, la cucina è una cosa con cui io sono venuta in contatto molto tardi, e quindi da piccola non ho mai saputo se potevo avere qualche tipo di predisposizione al mondo della ristorazione, per esempio, ok? Invece in una scuola che ti permette di venire a contatto con più ambienti, questa cosa sarebbe molto più agevolata e quindi sarebbe più interessante, secondo me, visto che comunque i ragazzi, la vita dei ragazzi al 70% ruota intorno alla scuola. Quando sono molto piccoli, alla famiglia, ma quando crescono un pochino, dall'elementare in poi, tanto ruota intorno alla scuola. È vero, sarebbe fighissimo, cazzo, con i club.
Sarebbe molto bello, sì. Ma è un'illusione veramente impossibile, cioè un'utopia. Sì, sì, soprattutto in una scuola pubblica. Mm. Vabbè, ma di scuole ne parleremo a un certo punto in una live dedicata, eh? No, sì, è bellino secondo me come argomento, sì. È un grosso argomento l'argomento scuola. Quindi, sì. Quindi ne parliamo. Anche perché tu pure sei stata insegnante per un bel po', quindi... quindi ci puoi offrire una visione concreta. Secondo voi il talento te lo dovrebbero riconoscere o è qualcosa che dovresti riconoscere tu stesso o tu stessa? Ma, la mia risposta è devi essere capace di riconoscerlo da solo innanzitutto. Il riconoscimento degli altri può essere una conferma e una gratificazione, ma se tu per primo non sei capace di fare autoanalisi e capire che sei bravo e hai la predisposizione a fare qualcosa, vuol dire che non è una cosa che forse ti viene tanto naturale. Cioè, se a me mi venissero per esempio a dire, mia mamma dice che secondo lei ho talento a fare dolci, per esempio, sei bravissima, è vero, ho fatto una cheesecake stupenda. Non è vero, una mazza e cosa, limone. Buonissima, sì. Ragazzi, cioè veramente 10 non stelle, era molto migliorabile. Ma io secondo me per esempio non ho nessun talento a fare dolci, non è vero. Lì è molto buona, perché in realtà ho talento a fare dolci nel momento in cui ho una ricetta davanti. Sappi che a me questa cosa con la ricetta davanti non succede. Ma che vuol dire? Ma no, non è vero. Quindi attenzione, altro teorema. È difficile, ma non impossibile, avere talento per qualcosa che non ci piace, ok? Uh-huh. Ma è molto possibile che ci piaccia qualcosa per cui non si ha talento, ok? Sì. Questo sì. È appurato. Secondo me sì. Sì, secondo me okay. Sì. Anzi, quindi ci può essere qualcosa okay. Su cui non hai talento, che invece ti fa incapponire, okay. Che dici... ci riescono tutti, devo farcela anch'io, anche quindi se non ho soltanto talento. Per questa cosa che stiamo dicendo in questo momento stiamo confermando che in effetti il talento esiste, cioè secondo me sì, cioè purtroppo ora non so se Fra è ancora in live, però è così, cazzo, effettivamente su certe cose hai più difficoltà e su certe altre meno, quindi ma forse in realtà, secondo me, talento è una parola che molto spesso viene demonizzata, nel senso che viene usata un po' dagli estranei e da chi non conosce la materia come alibi, nel senso, ma te sei bravo perché hai talento, ok? Viene percepita da chi si sta adoperando per fare quella cosa come un no cazzo, io ho lavorato un casino, non mi puoi dire che sono bravo perché ho talento. Ma in realtà cioè, non è un demerito avere talento, è assolutamente qualcosa di bello, cioè io sono contenta se scopro di avere un talento a fare qualcosa. E quindi secondo me tanti hanno un po' paura della parola talento proprio perché hanno paura che gli estranei, diciamo così, vedono solo quello in loro, non vedono tutti gli sforzi che hanno fatto per arrivare a fare qualcosa. Beh, perché forse viene considerato più nobile una cosa che hai conquistato con fatica rispetto a una cosa con esatto. Cui sostanzialmente sei nato. Però attenzione, perché questa è una cosa che mi faceva notare anche Manu e da lì poi mi sono nati i dubbioni. Di solito quando ti dicono che hai talento, soprattutto la prima volta all'asilo, come tu dici, come gli hanno detto a Patrizzino, tu fai oggettivamente cacare, cioè sei un bambino, fai schifo, fai dei ragni a posto di persone, cioè non è che, certo. Che sei giotto, cioè quindi tu non certo. È che inizi, cioè che tu nasci col talento innato per cui hai sei no, perché ho detto giotto, povero giotto Piccinino, tantissimi meriti, però insomma prendiamone uno insomma che di sé diciamo Archer.
Vabbè, ciao Ra, che gli altri riconoscono il talento, soprattutto se all'inizio puoi usare a scoprirlo. Penso che magari facciamo cose che per noi sono banali, ma che altri non hanno quella skill, ci dicono noi abbiamo talento, è verissimo. Spesso non ci accorgiamo, cioè ci sembrano facili le cose che ci riescono bene, ma non è vero che sono facili, e le diamo per scontate, e invece non sono scontate. Secondo me esiste, ma è enormemente collegato alla passione e alla capacità di ragionamento. La parola talento mi crea conflitti perché non riesco a pensarla da sola, ma sempre accompagnata. Ragazzi, adesso vi inizio il mio ragionamento. Ila, devi aggiungere qualcosa di rapidamente? Sì, volevo aggiungere una cosa, perché è una cosa che ho letto anche prima, non mi ricordo chi lo diceva, però invece secondo me il talento non è per niente collegato alla passione, nel senso che io non ho passione per l'orto, però se neanche tu mi per metti... i dolci? Per mangiarli sì, ma per la cucina assolutamente non ho passione zero, però voglio parlare dell'orto, perché dei dolci non mi sento assolutamente schillata. Ok, l'orto. Però se tu mi metti una mattina lì e mi dice c'hai da raccattare sto campo di 9 ettari di pomodori, io te le raccatto tutti. Ma non è la mia passione raccattare pomodori. Non lo sapevo, quando c'ho da fare olive ti chiamo. Lia, allora te non sai quanto ho mendicato un mio amico che c'ha gli ulivi per fare le olive. E non sono potuta andare perché mi ha detto no, abbiamo dovuto farlo di già perché metteva grandine, non mi ricordo l'anno in cui dovevo andare. Vabbè, Lia, sono tre mettimi... olivi, non è che ce n'ho tanti, però fanno un botto d'olive, tre olivi maledetti. Te le levo tutte. Ti prenoto, quest'anno sarà dura, ma il prossimo anno te lo dico, sei prenotata. Va bene. Comunque, appunto, per esempio, fa pomodori o fa l'olive, non è la mia passione, è semplicemente una cosa che, essendo così metodica, essendo così ripetitiva, mi rilassa perché mi permette di viaggiare con la mente mentre faccio una cosa che è meccanica, ok? Ma questo non è collegato alla passione, però so che per quanto stupido può essere un talento, perché capito? È la tua fase embrionale di talento, perché se tu poi avessi studiato agraria, avessi comprato ettari di terreno e coltivato... oh no, ti sei frizzata in una... ok, no, ok, adesso sei perfetta. Okay. C'è stato un momento in cui ti ho visto frizzata tipo sì, è stato terrorizzante. Comunque dicevo, se tu avessi coltivato una carriera, diciamo, da con dei poderi di olivi, eccetera, da... come si chiamano quelli che fanno l'olio? Tipo frantoio, sì. Magari adesso avresti tutta una tecnica strutturata, eccetera, eccetera, e saresti una bomba con un oliveto fantastico. E saresti ricca, Ila, saresti ricca! Cazzo! E invece? Le tre cose ho scelto quella più. No. Ma anche gli animali, secondo me, non ti portavano tanto... Gli olivi sì. Magari diventavo Cesar Millan, cosa ne sappiamo? Non lo so. È difficile anche essere Cesar Millan. Secondo me esiste, ma è normalmente collegata alla passione, diceva Sumi. Però lei dice che la cheesecake era buonissima, lo era. Però magari si è appassionata alla creazione in generale, e questa è la cosa che mi crea problema con la parola. Mi sembra incompleta senza qualcosa che giustifichi il talento. Olio Tatai. Ragazzi, adesso vi dico la seconda parte di tutto questo ragionamento. Abbiamo parlato di talento e abbiamo parlato sempre, quando abbiamo parlato di comunicazione con gli animali, abbiamo parlato di la capacità di farmare, ok? Il disegno, diciamo, il talento artistico. Però secondo me, quando noi consideriamo la parola talento, la prendiamo tantissimo alla larga, e secondo me è sbagliato, cioè non è giusto, non è corretto, cioè lo puoi fare, non è che arriva un giustiziere e ti taglia le mani, però secondo me non è corretto, perché vi spiego. Prendiamo Patrizino, no? La sua insegnante dell'asilo gli ha detto: Patrizino, sei tanto bravo, c'hai talento a disegnare. E lui è tornato a casa e ha detto: mamma mi ha detto così. E la mamma ha detto: dai, allora ora ti compro tanti album, tanti colori, tante cosine, facciamo, ti porta alla mostra, si fa qui, si fa là, e diventerai un artista come piace a te. Lui è felice, c'ha anche la passione. Patrizino cresce, una vita felice, un'infanzia altrettanto, eccetera eccetera, arriva al liceo, fa liceo artistico, inizia a studiare cose artistiche, arriva alla sua maturità artistica
E Patrizino, ragazzi, avrà tecnica e avrà il suo talento coltivato, avrà il suo stile. E ragazzi, però, a questo punto Patrizino si renderà conto che il suo talento non copre tutte le skill di un artista, ma nemmeno di un disegnatore, ma nemmeno di un fumettista, cioè nemmeno di un fumettista, nemmeno di un disegnatore, perché in ognuna di queste discipline ci sono altre mille skill che servono a a portare avanti questa disciplina. Un artista, vabbè, cioè può essere mille campi dell'arte, ovviamente. Non è io per dire che posso dire di essere bravetta a disegnare, di sicuro non lo sono a suonare. Potrebbe anche essere sostonata, non lo so, cioè e non è che non mi piaccia. Anzi, io quando ero piccoletta mi sarebbe piaciuto anche andare a un corso di canto, cose di questo genere. Mia mamma ha provato a insegnarmi a suonare il piano. Mia mamma è stata insegnante di musica per tanto tempo, e lei ha fatto il conservatorio e suona il piano da Dio. Ha provato a insegnarmi il piano e io non so, cioè proprio veramente tipo gli occhi divergenti. Le note per me sono una roba di una pesantezza. Me l'avranno spiegate a scuola, perché a scuola si faceva musica, si fa ancora musica, sì, sì. A scuola, mia mamma, poi ci ho riprovato anche da sola quando mia sorella ha iniziato. Io vi giuro, tutte le volte guardo un pentagramma e penso ok, e poi 5 secondi mi passa tutto dall'altro orecchio e non mi ricordo un cazzo, niente. E per me è di una pesantezza pazzesca. Quando vedevo mia sorella e faceva solfeggio, io mi sarei uccisa al suo posto, vi giuro. Mia sorella invece ha il talento musicale, cazzo, cioè è la sua arte, e infatti grazie a questo poi suona con facilità il clarinetto, tutto quanto, e adesso lei lo fa per lavoro. Io no, e non è che mi fa cacare, io adoro, ho adorato ascoltarla imparare a suonare il clarinetto, anche se era pesantissimo e tutto, cioè perché un fischietto negli orecchi tutto il giorno proprio un po', però è stato bello. E quindi un talento, secondo me, in una materia non può essere così generico. Allora andiamo in sotto insieme, diciamo materia artistica nel senso di disegno, nel senso di arte, ok, però nel senso di arte figurativa, ok, ma anche per stringere, perché sennò si prosegue fino a domattina, ma anche nell'essere un disegnatore puoi dover avere molte skill, e non è detto che tu ce le abbia tutte. Può essere un discorso di sintesi del tratto, di movimento, di riuscire a essere espressivi, di padroneggiare l'anatomia, e queste sono skill tecniche, ma su queste skill tecniche tu puoi avere talento. Su ognuna delle skill che servono per portare avanti una disciplina, tu devi avere talento. E su questa cosa può essere, cioè si può fare tutti gli esempi, anche sulla danza, per dire. Tu puoi essere un ballerino espressivo, ma magari hai le caviglie deboli, ma questa è una cosa un po' più fisica, che ne so, non senti il ritmo. Tipo. Non senti il ritmo, bravissima. Oppure la flessibilità in certe cose, oppure sei brusco, non hai gentilezza nel gesto, che sei molto espressivo, ma sei molto brusco, che è un po' sciamannone. Cioè, in qualsiasi disciplina tu devi fare tante cose. Non è che ne faccia, cioè, sei brava a disegnare e sei Gesù. No, ma infatti, scusa se ti interrompo, Lia, secondo me, riguardo a quello che stai dicendo, il talento è anche quello che ci diversifica dagli altri, perché se, come dicevi tu, prendiamo i ballerini, se bastasse solo lo studio e l'impegno costante, avremo 50 ballerini di fila, tutti uguali e tutti bravissimi. E invece no, cioè quello che è più bravo a fare le piroette, quello che è più bravo a fare la coreografia, quello che è più bravo a fare un'altra cosa. E questo, secondo me, deriva dal loro talento nel fare una data cosa in una data materia. Poi possono diventare bravi
a fare il loro lavoro di ballerini e quindi a fare bene tutto, ma ci sarà una cosa in cui spiccano, come io e te abbiamo una cosa nel nostro stile di disegno e di fumetto in cui spicchiamo e la conosciamo, sì, benissimo. Secondo me può anche non essere solo una, nel tuo caso tu dicevi, sì, sì, io sì, sono brava a disegnare, ma in realtà tu hai molto gusto anche per dire nella colorazione, nella palette, perché cioè, tu questa cosa è un tuo talento, sì, okay, cioè, è una cosa che hai innata, ok? Per dire, sì, il gusto è una cosa innata. Ma ragazzi, il talento, anche un talento in una disciplina artistica figurativa, può non essere per forza applicato al segno, cioè qualcosa di proprio che coinvolge il segno sul foglio, diciamo, ma può essere un'attitudine e è un talento anche quello. Per dire, l'essere paziente, il farmare, è una cosa che è un talento che ti può essere utile anche in quella anche nel essere paziente alla scrivania a disegnare ore e ore. L'autogestirsi può essere utile, anzi lo è sicuramente, nell'essere un freelance che riesce a organizzare il proprio lavoro, che riesce a tenere botta le consegne. Servono tante skill per essere una brava figura di lavoratore di un certo campo, ok? E secondo me il talento va a coprire tante di queste skill. Come dicevo ieri a Manu, è come se tu avessi una lista di tante skill che servono per essere un bravo artista, per dire, un bravo disegnatore, e alcune le puoi spuntare col talento, e su quelle che spunti in realtà non è che nasci che già ce l'hai, ma nasci con una predisposizione, ok? E insieme al lavoro, perché ci sono delle skill che tu non puoi spuntare col talento. Può essere che tu sia una persona mega brava a sintetizzare col tratto il movimento, però che tu non abbia pazienza, che ti sfavi subito a stare lì a disegnare e non c'hai voglia, no? E quindi ti devi costringere a farlo se lo vuoi fare. Quindi secondo me anche il decidere di in effetti fare un lavoro piuttosto che un altro, anche se ne hai il talento, dipende tantissimo da quante skill, diciamo, tu riesci a fare più facilmente con il tuo talento, quante altre invece ti tocca lavorare come un ciuco. Perché ragazzi, il talento appunto non è una cosa che ingloba tutto, ma sono tante piccole cosine, secondo me. Quindi le cosine che non hai facilitate ti devi fare il culo, e in base a te quanto soffri, o per questo per rispondere a Sumi, quanto soffri a compensare con la fatica, quanto sei disposto a sacrificarti per compensarle, decidi se seguire quella strada oppure è troppo faticoso. Le tue amiche Sumi, per dire, che hanno skill potenti sul management e skill potenti sul disegno, ma non hanno mai coltivato il disegno e però lo vorrebbero fare, ma hanno coltivato le altre capacità, forse lo hanno fatto anche perché avevano più caselle spuntate in quella disciplina lì, quindi avevano più facilitazioni su quella cosa lì, più talenti su quella cosa lì, e forse meno per quanto riguarda il disegno. Il fatto che abbiano scelto il lavoro che veniva dai loro genitori, anche quello è una questione di tuo carattere, quindi volendo anche un talento, perché secondo me ragazzi il talento è una caratteristica, sono caratteristiche, è come si è detto all'inizio, come avere gli occhi blu o gli occhi marroni. Quindi se tu come caratteristica hai anche lo scivolare nella cosa più semplice, nella cosa che fa più piacere ai tuoi genitori, ok, piuttosto che essere un ribellino, e questo fa parte dei tuoi talenti, delle tue caratteristiche, secondo me. Quindi capita che scegli anche in base a quello. Infatti Sumi dice, sì, la gratificazione in base alle caselle spuntate so che le ha fatte sentire molto protette dal loro lavoro e molto meno dall'arte. È normale.
Un po' è quello, ma infatti, come si dice sempre, si finisce sempre a ritornare su questo punto spinoso e orribile. Se tu decidi di fare il disegnatore perché hai un vago talento, ti piaciucchia, però poi a un certo punto ti accorgi che ti manca questo e quest'altro, e queste cose che ti mancano richiedono un sacrificio, un impegno che per te è troppo oneroso, inizia a diventare frustrante e non è più piacevole, ok? E quando la frustrazione è maggiore, molto maggiore alla piacevolezza di seguire, di assecondare il tuo talento, forse quel talento non è così tanto da assecondare, quantomeno come lavoro, insomma, cioè va riconsiderato un attimino le priorità. Sì. Ecco. Penso questo. Quindi questo è un altro postulato, non so se lo sto dicendo appropriatamente, se si può dire, comunque è bella la parola postulato. Sì, sì, sì. e quindi il postulato è che il talento non è una cosa generica, ma è una somma di tanti piccoli elementi che sono anche tue caratteristiche, che poi vanno anche a definire effettivamente quello che sarà la tua vita. Quello che deciderai di fare, perché appunto magari ti viene più facile, ti fa più piacere farlo, è più gratificante, quindi lo farai di più, quindi ne sarai più skillato, quindi arriverai poi arriverà forse anche a definire il tuo stile addirittura, è parte del tuo stile, parlando di disegno, per dire. Sì. Ciao Sabri! Sì, sì. Ecco, ho fatto il mio monologo. Ila, scusami, ti ho asciugato. No, no, assolutamente. No, comunque è interessante questa cosa, ragazzi, perché viene veramente molto sottovalutato, spesso considerato veramente come un concetto generale. Quando ti dicono, ma te sei bravo a disegnare, c'hai talento, effettivamente la riflessione è lunghissima. Cioè, dovevi prenderlo per il bavero, quello che va detto sta cosa, dice ora ti siedi e ti asciugo. E poi magari ti dico anche c'hai ragione, perché magari è vero. Però, fino a questo punto, è arrivato Manu a dirmi che è passato... Oh, sono già 21! Ok, dai. Vai, Ila, leggici qualche commento. C'è Gabriele che sta dicendo: io credo anche che la volontà di stare ore e ore al tavolo del disegno sia un talento, poi per certe cose penso dipenda anche dal coraggio di voler intraprendere un percorso diverso rispetto a ciò che la tua famiglia ha pensato per te. Sì, questo è un discorso un pochino più ampio, nel senso che si parla di magari avere un talento che però non è accettato dalla famiglia, ecco. Però, diciamo, per me si possono avere anche dei talenti, appunto, tipo farmare, che poi non sfociano in un lavoro, ok? O comunque non direttamente sfociano in un lavoro, e che rimangono talenti non coltivati, che ogni tanto si ripresentano nella tua vita in qualche campo che non ti aspetti, sostanzialmente. A me a volte, dice Sumi, non sempre, non in modo estremo, ma a volte ha dato fastidio questo ma tu hai talento, perché mi sembrava importante lo sforzo che avevo fatto rispetto al dono divino a livello di autostima. Assolutamente Sumi, questa è una cosa che abbiamo detto anche ieri con Lia. C'è da dire che molti, anche noi a volte sicuramente ci siamo triggerate per parenti, amici, estranei, sconosciuti alle fiere, che venivano e ci dicevano: cavolo, si vede che hai talento. E in realtà si fermano lì, ma dovete anche tenere presente, secondo me, da chi viene il commento, nel senso, molto spesso ma tu hai talento viene da persone che non sono del mestiere, cioè non verrà mai un nome importante dei fumetti a guardare il tuo fumetto e dirti: ah vabbè, ma te hai talento, cioè dicendo come dire: io vabbè, questa cosa non mi ci sono mai messa a farla e non la farò mai perché non ho talento. Di solito sono sempre persone... Sì. Cosa? Scusa, no, dicevo, guarda, in realtà mi è fatto venire in mente questa cosa, che ci sta che sia usato solo il termine sbagliato, perché in realtà io posso guardare quello che tu fai
e vedere dentro di te, cioè vedere in quello che fai un tuo talento, no? Una tua caratteristica che mi piace tanto. Però da magari da disegnatrice, da collega, capisco che cos'è. E mi piace anche dirti, cazzo, top, per esempio, bellissimo il tuo gusto per i colori, no? Mi piace tanto la tua personalità, ma non lo riconosco più un talento innato come Gesù che ti scende dal cielo, ma lo Spirito Santo non è Gesù che scende, ma una tua caratteristica stilistica. Quindi ti posso dire, cazzo Ila, il tuo gusto, mi piace tantissimo il tuo stile nello scegliere la palette. Quindi allora forse è solo goffaggine quella... Sì. Secondo me è goffaggine, secondo me è un voluto complimento intenzionato a dire guarda, si vede che sei bravo, cioè anch'io che non ci capisco nulla capisco che sei bravo sostanzialmente. Secondo me la maggior parte delle volte è questo che vogliono dire, senza l'intenzione di offendere il lavoro che c'è a monte, nel senso non... cioè, non dico che sanno che sei una persona che ha studiato, perché molto spesso, soprattutto con i disegni, è molto facile soffermarsi al disegno e non pensare a tutto quello che c'è dietro, ok? Come è molto facile andare in un buon ristorante, mangiare un buon piatto e dire questo piatto era proprio buono senza pensare agli anni di studi, esperimenti e pratica che ha fatto il cuoco prima di fartelo, ok? Però, secondo me il fatto di dire hai talento è un commento bonario, nel senso da prendere come se te lo facesse un nonnino, secondo me. Una specie di come sei bravo, praticamente. Sì, esatto. Loro, chi lo dice, lo fa in modo bonario, nel senso vuole farti un complimento, non denigrare il lavoro che c'è dietro per arrivare a quel punto, ecco. Poi inconsapevolmente denigra, chiaramente, perché delega tutto al talento, però... Ma anche mia nonna, quando guardava i miei disegnetti, diceva, che i paperini, è bellini i paperini, io pensavo... Esatto. Anzi, bruxavo da sveglia, praticamente... c'era Lucia che dicono, do la testimonianza di persone a cui non hanno mai dato... Detto hai talento. Ho sempre pensato che al contrario fosse un qualcosa di bello da sentirsi dire. Aria concorda con voi che è il limite dell'offensivo. Sì, perché sembra appunto che ti dicano vabbè, cioè è come quando ti dicono l'hai fatto in digitale, vabbè. È un po' quello, sì, il mood, diciamo. Rob dice, sì, ma quando la gente che non ci capisce nulla ti dice che sei bravo per qualcosa che tu non conosci, che tu conosci bene, spesso lo autonego, perché se la persona ne capisse qualcosa non direbbe che è così bello. Ma sì, ma e quello no. È un discorso di autostima, Rob. Cioè, sì, è un po' un discorso di autostima, un po' è un discorso che il mestiere del disegnatore... non è un mestiere scientifico, nel senso che può venirti chiunque a dire che quello che hai fatto è bello o brutto, si basa molto spesso su un gusto personale, neanche sull'esperienza, ok? Per esempio, io e Lia, che abbiamo studiato entrambe e che sappiamo di cosa stiamo parlando, abbiamo comunque gusti diversi su artisti affermati, per esempio. A lei piacciono più degli artisti, a me piacciono più degli altri. Ma questo non vuol dire che lo facciamo, che diciamo le cose che diciamo solo per tutta l'esperienza che abbiamo accumulato nel disegno. È molto spesso gusto personale. Sì. Anche dalla gente che non capisce nulla. Sì. E Flo dice, è una bella mano e meno equivocabile di un talento. Secondo me, se ti dicono quella cosa lì, sembra che vogliono farti un complimento, ma è un po' goffo. Comunque ti pensi, ma che cazzo? È un po' discorso, è un po' parafrasato. Mi è morta la mano, no? Oh no, mi è morta la mano, è una bella mano, possibile. No, sì, è un po' parafrasato, ma basta, cioè la cosa più giusta è dire, oh, mi piace tantissimo quello che fai,
Cazzo, sì. Bello. Oppure mi piace molto il tuo stile. Sì. Cose del genere. Complimenti giusti. Un giorno faremo una live sui complimenti giusti. Complimenti sbagliati. Esatto. No, come rivolgersi a un disegnatore. Sbagliati. Sì, ma non ci sono complimenti sbagliati, dai. Cioè, alla fine la gente che si offende... ti puoi offendere quando sei giovane. Sei piccolino, perché sei anche molto insicuro, ma magari poi da grande, anche se resti insicuro, comunque sei un pochino più empatico e capisci cosa può voler dire una persona che magari non, cioè, ti approccia comunque con un sentimento positivo, cioè non è che ti devi offendere, sì, insomma. Sì, ma la gente dice che è bello, le anatomie storte palesemente è perché non ne capisce. Non è vero, Rob. E questo potrebbe essere l'argomento di una live in programma, Lia, vero? Che è disegni belli, disegni brutti. Eh sì. Eh sì, ragazzi. Questa live perché non è detto, grossissima. Che non è detto che un'anatomia storta sia brutta. Esatto. Né che una dritta sia bella, eh. Esatto, è vero anche quello, infatti. Né che una storta sia bella, né che una dritta sia brutta. Ecco, non è detto. È un argomentone, ragazzi. Si tratterà molto ampiamente perché sono già alle 22:30. E invece volevo chiedere a Ila una cosa che in realtà avevi posto come domanda anche ieri, e quindi la pongo a te mentre rispondi, magari anche gli altri vedono se hanno delle ipotesi. La poniamo anche alla chat. La poniamo anche alla chat. Ragazzi, come ottimizzare il proprio talento? Come ottimizzi il tuo talento? Come ottimizzi il farmare? Allora, dipende dal talento. Di un talento. Quando scopri di avere un talento, devi avere abbastanza autostima da dire: ok, me lo dicono tutti, boh, cazzo, sarà vero, me lo sento, è difficile. Sì. È molto difficile, secondo me. Poi ti lascio parlare, scusa. Sì, sì, no, vai tranquilla. È molto difficile, secondo me, accettare di avere un talento quando è una cosa a cui tieni molto. E è molto facile dire, cioè per dire, io posso dirti: sì, vabbè, io sono snodata, frega cazzi, se ne frega tanto, vabbè, oppure boh, sì, sono aggraziata nel muovermi quando ballo. Vabbè, diciamo così, non so se è vero, vabbè, diciamo così, però per dire, ho mai visto ballare, non se posso devo dirlo. Se devo una grazia, Ila. No, vabbè, dai, sì, penso di sì. Però quando devo dirti sono aggraziata, ormai mi è rimasta sta cosa, ho detto sono brava a disegnare, cioè ho talento a disegnare, cioè mi viene dal tipo, oh mio Dio. Ecco, è vero che è così, perché è la cosa a cui tieni di più, un po' perché sei sminulia e un po' perché è la cosa delle tre che hai detto a cui tieni di più, come appunto io non ho difficoltà a dire che sono brava a fare, ho talento nel farmare e che ho talento nel, diciamo, comunicare con gli animali, perché non sono cose che riguardano la mia vita quotidiana e quindi non sento di vantarmi di questa cosa non facendola costantemente, non praticandola costantemente, mentre il disegno è parte integrante di ogni singola mia giornata e molte delle persone che mi conoscono in chat mi conoscono proprio per questo, dire che ho talento nel disegno è un po' come gonfiarsi sostanzialmente, no? Però in realtà per cui l'abbiamo definito prima, no, non va visto così, nel senso, appunto, se il talento è una predisposizione a fare qualcosa, non è un bullarsi del fatto di essere incredibilmente bravi in qualcosa. Quindi come lo ottimizzi? Quindi possiamo dirlo serenamente. Come lo ottimizzi? Allora, secondo me, innanzitutto devi individuare il talento che... come posso dire, che ti fa più felice, nel senso che ti fa esprimere meglio. Che decidi di seguire, quindi. Sì, che decidi di seguire.
Esatto, di coltivare. E lo coltivi però, quindi studiando, approfondendo, arricchendo questo talento, non adagiandosi sugli allori, scusami, dicendo ok, io sono brava a fare questo e faccio questo e fine. Infatti una cosa che dico sempre è che per esempio nei fumetti che faccio io tendo sempre a mettere roba che non ho mai disegnato perché mi voglio mettere alla prova. Per me il mettermi alla prova e mettere alla prova appunto il mio talento è una costante ricerca di conferme con me stessa, chiaramente. E questo tiene anche viva la fiamma della passione, come diceva Sumi, perché altrimenti se io riconoscessi di essere brava, per esempio, a disegnare solo ragazzine, ok, e disegnassi fumetti con solo ragazzine, il mio talento sarebbe un talento abbastanza ripetitivo, soprattutto secondo me in un lavoro in cui ci si confronta molto con il pubblico. Se dopo Gigi avessi fatto uscire un altro fumetto con delle ragazzine e poi un altro fumetto con delle ragazzine e poi un altro fumetto con delle ragazzine, va bene che mi piace disegnarle, però diventa abbastanza ripetitivo anche non solo per me, ma anche per chi mi segue, secondo me. E lo stesso potrebbe valere la stessa cosa potrebbe valere per il farm. Se io avessi deciso di sviluppare la mia dote nel farm e avessi deciso di aprire il mio frantoio, se mi fossi fermata a quei 10 ulivi che c'ho nel campo, e senza pensare magari ok potrei, che ne so che si fa in un frantoio, però che ne invento, potrei cercare di essere più produttiva con una macchina che mi fa questa roba, potrei cercare di acquistare il campo accanto per piantare più ulivi e avere più produzione, potrei cercare di assumere personale che mi faccia robe che parli ai miei ulivi lì. Che accarezzi che il tronco. Potrei, cioè in quel modo coltivi il tuo talento e ne fai un mestiere, okay, secondo me non solo proficuo ma anche soddisfacente per te stesso. Ok, forse più che ottimizzare per sé il talento si cerca di migliorare le cose che piacciono, ok, quindi per sfruttarlo se è una cosa che ci piace, che ci sembra di volerlo coltivare, si va a potenziarlo, ok? A lavorare su quello. Uscire dalla comfort zone secondo me aiuta molto perché aumenta il numero di cose in cui diventi bravo e fa bene all'autostima, senz'altro, certo. Sabri dice: io so di avere talento nello stare con i bambini e mi rendono felice, eppure ho scelto di iscrivermi a ingegneria. Ok, ma magari hai anche altri talenti con cui ti piace, oppure forse no. Questa è una domanda, Ila, anche questa poi ti pongo, che te la rilancio tipo boomerang. A volte capita che ci si incaponisca su cose appunto per cui non abbiamo un esplicito talento, no? Oppure che non abbiamo un cavolo di skill depennate dalla lista delle skill. E la domanda è: ma chi ce lo fa fare? Perché non si va dove si ha talento? Perché Sabri non cerca un lavoro con i bambini? Perché va in ingegneria? Ora poi magari te, Sabri, sei mega bravissima anche con le cose di ingegneria, cioè super talento sicuramente. Però metti che uno non ce l'ha, metti Beppo dell'inizio, che patrizzino ha pieno di talento, Beppo invece all'asilo non ce l'ha e lui si incaponisce, studia tantissimo e tutte quelle skill non spuntate gli tocca a farsi il triplo di fatica, però lui è incaponito, lo vuole fare. Perché? Bella domanda, bisognerebbe chiederlo a Beppo. Secondo voi perché? Non lo so. A volte è semplicemente testardaggine, secondo me, nel senso che può essere anche controproducente cercare di incaponirsi su qualcosa se proprio non riesce, sostanzialmente. Molte volte sarebbe semplicemente più facile cambiare strada e sviluppare qualcosa di più semplice,
perché non c'è sconfitta in questo, molti la vivono come una sconfitta e quindi ci si incapponiscono per non uscirne sconfitti, ma non è una sconfitta, semplicemente è una presa della realtà, che semplicemente una cosa non ci viene bene, e va bene che non ci venga bene, perché se ci riuscisse a fare tutto nella vita saremmo dei robot probabilmente. E questo non vuol dire chiaramente che non ci si debba provare, nel senso che appunto Lia ora insieme a mia mamma dicono che sono brava nei dolci, ma io quando la prima volta, anzi il primo anno che ho provato a cucinare, pensavo di avere un talento che era quello di ciucciare via il sapore dai cibi, perché tutto quello che cucinavo, quello è un dolce o salato, X-Men, non è un talento, esatto, anche secondo me, però tutto quello che cucinavo era totalmente in sapore, indipendentemente da quanto sale o zucchero io ci mettessi. Però mi sono incaponita e piano piano un paio di piatti sono riuscita a impararli a fare, chiaramente dandogli anche del sapore. Però questo non mi ha fatto pensare voglio fare della cucina il mio lavoro, anche questo è da fare un distinguo, sinceramente. C'è Assumi che dice, forse si parlava di Sabri e del fatto che desidera fare ingegneria per la quale sente di non avere talenti, non si sa, però vabbè, diciamo che è così. Assumi dice, forse perché nella sua scala di valori quello che le dà l'ingegneria è superiore a quello che le danno i bambini, e è molto probabile. E Sabri aggiunge, io con la matematica ci faccio a cazzotti tutti i giorni, però giorno dopo giorno lentamente faccio progressi. E qui io ti dico, cara Sabri, che penso che questo sia un talento, nel senso, una caratteristica. Io ragazzi ho difficoltà a, ve lo dico in questo momento che quasi siamo a un quarto alle 11, quindi ve lo posso dire, siamo abbastanza alla fine della nostra riflessione. Ho difficoltà a trovare una grossa differenza tra il termine talento, il concetto di talento, e il concetto di caratteristica, ok? Caratteristica della tua personalità, attitudine. Il fatto di avere la voglia di confrontarsi con qualcosa che non ti riesce di punto in bianco, ok? In modo innato, diciamo, con cui non hai facilità, e te ti ci vuoi buttare dentro perché vuoi sconfiggerlo, perché vuoi trionfare su questa cosa che non ti riesce, vuoi che ti riesca. Questo secondo me è una caratteristica, se non ufficialmente un talento. Cioè il fatto di volersi mettere alla prova e combattere per conquistare ciò che non è così semplice da conquistare è un talento per me. Quindi ecco che qui si verifica che magari non c'è un talento per la matematica, è la cosa più ovvia che ti viene in mente, ma c'è un talento per l'affrontare le cose che non ti riescono. Ecco che ha senso allora la scelta, no? Mm-hmm. Vi pare? Ti pare, Ila? Mm-hmm. Sì. Io avevo una predisposizione per lo studio linguistico, ma a livello emotivo, nella mia scatola di valori ed emozioni il disegno è nettamente superiore. Certo, benette superiore al disegno. Che stupida. Ma no, avevo scritto un commento ed è saltata la luce. Comunque penso che alle volte non si riesce a essere obiettivi con se stessi, vero? Magari pensiamo di avere quel determinato talento o di non averlo, perché può essere anche che pensiamo di averlo ma non è, mentre in realtà lo abbiamo, e viceversa. Sì, esatto, Gabri, sono d'accordo. Pensare di avere un talento invece non averlo è l'effetto Dunning-Kruger. Tu lo sai cos'è, Ila? Ah, fischiettiamo. quindi più o meno abbiamo analizzato un po' tutto, e quindi allora vi espongo il mio finale dubbio, se andiamo in conclusione, perché siamo a un quarto alle 11. Allora, il mio dubbio è ma considerato tutto quello che abbiamo considerato stasera, ok? Messo tutte le postulati, i teoremi, le cose matematiche, similitudini matematiche, non c'entrerà niente. Allora,
mettiamo, il talento è una cosa che di solito si scopre da bambini, ok? Perché quando sei grande in realtà è più una serie di caratteristiche sviluppate anche grazie all'abitudine, cioè no l'abitudine, scusate, a quello che hai fatto, alla tua vita, insomma, alle scelte che hai fatto, agli stimoli che hai ricevuto, perché appunto... Come si diceva prima, può anche essere tu sia predisposto verso qualcosa, però non provi mai, non lo saprai mai. Magari io sono predisposto al pattinaggio artistico, non credo, ma può essere, e che ne so, non lo farò mai, per dire, so di essere negata per il tennis, ma se non l'avessi provato magari avrei potuto invece non esserlo, non lo so. Insomma, quindi, premessa questa cosa, quindi, è una cosa che è una cosa innata di quando sei piccolo, lo scopri quando sei piccolo. In realtà in quel momento il tuo talento non è un vero talento, perché appunto non è che se hai talento, quel talento ormai è maturato, cioè non ha la struttura né della pratica né della tecnica, ok? Quindi è veramente soltanto un input, è uno stimolo. E spesso e volentieri se non è fomentato o individuato da qualcuno di esterno, forse appunto non ti accorgi di averlo. Quindi se non ci fosse la maestra che va da Patrizzino forse non saprebbe di avere questo talento per l'arte, no? Per il disegno. Allora, a questo punto, che abbiamo capito che i talenti in realtà sono tanto sfaccettati, che in realtà non esiste una cosa generica che è un talento, che esiste una predisposizione, ma la predisposizione forse è meno, che alla fine il talento è l'essere superiore a altri, ma l'essere superiore a altri in quella cosa, in quella disciplina lì, può essere anche frutto da quanto la tua mamma te lo fa fare, quanto belli hai i pennarelli in quel momento, quanto pompato ti senti perché cazzo c'ho i pennarelli nuovi, io vi faccio il culo a tutti amici dell'asilo, e è vero, perché a volte la sicurezza di sé è uno sprint che ti fa andare a bestia più avanti degli altri, e insomma, quindi è tutta una questione anche di casi, di casualità. Ma allora è vero che c'è un talento, cioè esiste il talento? Perché la definizione, e ve la leggo alla fine, ciliegina sulla torta, l'abbiamo cercata prima sulla Treccani, il talento è capacità innata, disposizione naturale, cioè persona geniale dotata di grandi capacità. Ecco, non abbiamo preso in considerazione in realtà i bambini prodigio in qualcosa. Ecco, quello non l'abbiamo preso in considerazione. Ma restando nella normalità, quindi la capacità innata di fare qualcosa esiste? Devo o è solo una caratteristica? O è appunto io non riesco a considerarlo come una cosa diversa da una caratteristica? Ma è una domanda marzulliana che lasci cadere così? No, ah, se okay. C'è una risposta, Marzullo è felice di sentirla. Ah, ok. Ce l'hai? Secondo me sì, ma secondo me è una visione molto personale. Nel senso, può arrivare qualcuno a dirmi secondo me no e avrebbe ragione. Basta. Cioè, aiuto, devo correre via, aiuto, mi uccido. Non ho capito. Nel senso che secondo me il talento sì, c'è, esiste, però ma non è tangibile, non è una cosa che ti dico esiste ed è questo. E quindi può venire chiunque a dire no, per me non esiste. Cioè, quindi secondo te tu quando nasci, quando il tuo bimbo nascerà, avrà dei talenti in quel momento lì? Cioè ce li ha già nel pancino, praticamente. Guarda, sto leggendo un libro di Piero Angela. Porca vacca! Questa che penso parlerà, uno scoop. Parlerà anche di questo, probabilmente. Ma non quindi... l'hai letto? Ah, non mi sai dire sto leggendo, ancora. Sto leggendo. Ce lo dici nella prossima puntata, cosa hai scoperto. La prossima puntata vi dirò cosa mi ha detto Piero. Ragazzi, secondo voi, alla luce di tutte le riflessioni che abbiamo fatto stasera, prima di sapere cosa ne pensa Piero, secondo voi, alla luce di tutto ciò,
si nasce con dei talenti, si nasce con dei talenti. Ah, e mettiamo assolutamente sul piatto della bilancia, che fa contropeso, non so se si dice così, da contrappeso al talento, mettiamo che anche se non si ha talento in quelle particolari cose, cioè non si ha troppi talenti nella lista delle skill, col duro lavoro si riesce comunque a raggiungere dei buonissimi livelli. Certo che se sommi il duro lavoro anche a questa fantomatica capacità innata, che secondo me non esiste, ma esiste una serie di stimoli fortunati che hanno portato, ti hanno portato a sviluppare di più l'interesse verso qualcosa. Che cazzo stavo dicendo? No, mi stavi ascoltando! Non so, sì, ti stavo ascoltando, ma non sapevo dove volevi arrivare. Ok, certo, chi somma queste due cose, la tecnica e la pratica alla predisposizione, probabilmente ha una marcia in più. Secondo me, purtroppo, va detta questa cosa. Purtroppo assolutamente. Se non studia, se non si impegna, se lascia che sia soltanto la sua somma di stimoli fortunati a fare tutto, probabilmente non raggiungerà mai il livello di uno che si fa il culo, perché secondo me farsi il culo ha molto valore, anche più di avere un talento innato. Però se hai anche il talento innato in quella specifica skill, specificissima, tipo la sintesi del segno, pensa conto, no? Se te ti fai un culo pazzesco a raggiungere una sintesi fantastica, arrivi a un certo punto. Se tu hai talento per fare quella cosa ma non ti impegni, sei un po' sotto a quel punto. Se tu hai talento e ti fai anche il culo, vai un po' più su, secondo me. Sì, anche secondo me. Samantha, il talento c'è, lo hanno in molti e forse tutti in una cosa o in un'altra. Ok. Ok, no, ma io sono con te, cioè è una cosa positiva il concetto di talento, Però appunto io lo considero un pochino più una somma tra le tue caratteristiche normali e anche molto dipende dagli stimoli che hai avuto nella vita. Sì. Però appunto il sì, sono i 23. Attenzione, c'è anche il cancellato. Vedete, 50? No, 23. Ma sono i 23 e 50. Manu lo vedo un po' come quelle tipe che passano sul ring. Con i cartelli. Esatto. Dice Samantha, il talento non è quella cosa magica che tutti pensano, cioè io la vedo solo come una parola. Quello è puro talento. E secondo te quella parola idealizzata esiste? Ma la vera capacità è l'osservazione. Attenzione. Calcio d'angolo finale. Il problema è che il talento non è quantificabile, non è una cosa come il colore degli occhi o l'altezza o altro. Il talento può magari farti arrivare un po' prima a raggiungere determinati traguardi. Sì, e soprattutto è sfaccettato, ragazzi. E non riesco a capire a quanti gradi di sfaccettatura può essere. È veramente difficile perché su ogni determinata cosa, ogni piccola specifica cosa, piccola specifica cosa la puoi scomporre in tante altre piccole specifiche cose e via dicendo. Cioè lo so che sono una rompicoglioni io su sti ragionamenti, ma mi incarto da sola. Detto questo, cioè vaffanculo, alla fine è bello anche che esista il talento come concetto puro e che appunto pare che i bambini prodigio esistano, e forse in virtù di questo cioè quello è talento innato, no? Sì, ci sta, chissà. Piero? Secondo me Piero ci dice la verità. Quando lo si dice di una persona perché ci è arrivata prima, perché vede in modo diverso. Eh sì, ma non è detto appunto che questo accada per un discorso di capacità naturale piuttosto che per un discorso di casi della vita che ti portano a quella capacità lì. Insomma, è un intrigo internazionale. Comunque tanto la soluzione è che bisogna farsi il culo. Oh, la soluzione di tutte queste live alla fine è questa?
bisogna farsi culo, sì, sacrificarsi e ok, a prescindere se hai talento o no. Esatto, ok, che c'hai qualcosa che ti sembra che è più facilitato, che sia vero, che non sia vero, comunque il culo te lo devi fare, quindi segno della croce e via. Esatto. Eh sì, infatti, yeah. Samantha. No, stavo leggendo Samantha. No, scusa, Pia con la testa perché ho lasciato in basso. Allora, dai, ci vuoi... facciamo delle conclusioni finali. La vai, lascio a te la palla di una conclusione finale e di un saluto. La conclusione finale... sempre. La conclusione finale è che sì, anche se scoprite di avere un talento particolare, innanzitutto capite se è una cosa che volete portare avanti come un lavoro oppure no, perché non è detto che un talento debba per forza sfociare in un lavoro e che dobbiate dedicargli tutta la vita, e che comunque il talento è una parte di voi che secondo me esiste, che però non è niente senza la costanza, lo studio e l'impegno. Sì, questa è la morale di sempre, alla fine. Cioè, yes, vai sul sicuro. Infatti, yes, studi a parametri a parte, basta non basta non pensare se si ha talento o meno e limitarsi a disegnare o comunque fare ciò che si ama con tanta tanta pazienza e determinazione. Sì, anche perché poi in effetti sulle cose a cui tieni rischi di dire, di pensare no, lo voglio dire che ho talento, un po' per scaramanzia, un po' perché mi vergogno, perché mi sembra di sminuirlo, eccetera eccetera. Quindi uno si fa il culo e basta, cioè. Se in effetti esiste e la cosa ti è un po' più semplice, perché non nego che ti sia più ci siano delle cose che ti sono più semplici e ti vengano più facili, ma secondo me appunto vengono un pochino dai casi della vita e gli stimoli più che da una predisposizione innata. Però appunto questo è veramente un mio parere soltanto personale, e il concetto invece che magicamente si nasca con questa cosa è molto più romantico e carino. Però sì, se c'è passione c'è talento, alla fine sì, anche l'essere appassionati è un talento, la capacità di essere appassionati e di sacrificarsi lo è senz'altro, questo sì, penso di sì, è una caratteristica ma è anche un talento. Una caratteristica positiva è un talento, ragazzi, cioè, no? E una caratteristica negativa, sì, è un vizio. Non so se riesco a pensare a quest'ora, se... ok. Ok, è giunta l'ora in cui bisogna salutarsi, ragazzi. È stato veramente interessante, non so se vi siete divertiti quanto me, io sono veramente mi adoro fare questo genere di riflessioni su cui, cioè, non ho nessun genere di come si dice quando uno ha un pensiero di base a cui sono affezionata, cioè mi piace pensare una preconcetto. Cosa un preconcetto, esatto, mi piace una cosa. Ciao Arwi, benvenuta, grazie mille del follow. Mi piace pensare una cosa e completamente ribaltarla e capire tutti gli aspetti eccetera eccetera, quindi da questo punto di vista è stato veramente interessante secondo me stasera, spero che sia piaciuto anche a voi soffermarvi un attimino su questo concetto che di solito appunto è un po' lanciato lì, ma che in realtà ha tanti aspetti e tante sfaccettature, insomma. Quindi vi ringrazio della partecipazione e vi rimando al prossimo appuntamento che è tra non la prossima settimana ma chiaramente quella dopo, che è il si va a luglio, ragazzi, quest'estate sta volando, dovrebbe essere il 5 luglio, ragazzi, ci si rivede e parleremo di qualcosa di esaltante come sempre. Come sempre saluto chi avrà voluto seguire questa live in podcast, in VOD su YouTube oppure qui su Twitch, e se avete domande, osservazioni, qualsiasi cosa, una riflessione, un pensiero, lasciatelo come commento sotto il video. Vi ringrazio tantissimo della compagnia, Ila, ti ringrazio come sempre. Io ringrazio te, Lia. Era un tono minaccioso. No, davvero è sempre bello fare queste live dove si chiacchiera di questi argomenti incredibili, completamente inutili, è su cui non sono assolutamente preparata. No, e sparo cose. Tra l'altro non abbiamo detto la cosa più importante, che il talento era una moneta di scambio nell'antica Grecia, viene da questo, era una moneta, ragazzi, era una moneta, cioè
vi rendete conto? Una cosa poteva costare dei talenti, e poi da quello è nato il fatto che il talento è qualcosa che ha un valore. Top. E con questa cosa anche un po' di cultura che abbiamo trovato 5 minuti fa su Quark su coso, esatto, adesso Piero Angela Quark ci spiccia a casa, vi saluto davvero, un bacione, grazie tantissime, alla prossima, bye.